L'idea era fare una macchina senza tempo. Questa è la terza macchina della Pagani in quasi 25 anni. Dopo C8, C9, C10, Utopia, la sfida era enorme. Perché? Perché l'aspettativa da parte dei clienti, da parte dei fans, è molto alta. Pertanto anche la responsabilità nostra è molto alta. Creare una macchina senza tempo è molto difficile, perché devi esplorare delle forme nuove, devi fare un lavoro di ricerca sulla bellezza, fare, osservare, mettere in dubbio quello che stai facendo per cercare di farlo meglio. Come designer, come creativo, devi volare, perciò volare con la fantasia. Quando devi prendere delle decisioni tecniche, devi appoggiare bene i piedi per terra. Una vettura è composta da più di 5.000 parti. Queste 5.000 parti richiedono di essere studiate, non possono essere buttate lì, perché è come un'orchestra dove tutti i musicisti devono suonare in armonia. Basta che uno stone che sembra che stona tutta l'orchestra. Quando ho cominciato a fare i primi rendering in camera mia, dove ho il tavolo di disegno, ho subito scritto il nome, Utopia. Perché Utopia? Perché è un racconto, è una storia che dà la possibilità di continuare a immaginare, è qualcosa che c'è, che non c'è, può essere vista come un qualcosa bello, come un qualcosa brutto. Lascio tutta la interpretazione a chi, diciamo, l'osserva, al cliente che la compra e continua a fare questo percorso utopico verso la conoscenza della vettura. Abbiamo messo il cuore, la passione, lo sforzo, il sacrificio, la rinuncia, anche la sofferenza all'interno di Utopia. Il percorso è stato bellissimo, più di 4.000 disegni, 10 modelli in scala, un modello per la galleria del vento, due modelli scala 1-1, centinaia di idee per 6 anni con un team molto giovane, molto carico, con tanta energia e con tutti i colleghi della Pagani. Tutti ci abbiamo messo il massimo, abbiamo sofferto, abbiamo sbagliato, ci siamo spinti più in là, abbiamo cercato di fare una macchina semplice, pulita, e ci ha accompagnato sempre Leonardo in questo percorso, perché Leonardo ci ha lasciato più di 500 anni fa questo messaggio molto bello, che l'arte e la scienza possono camminare mano nella mano.